just gonna wait. Non so, ma che cazzo fanno i rapper a tenere i cappellini dentro qua? Proprio mi stanno sui coglioni. Ci posso andare pesante? Sì, ma vai. Come cazzo devi stare? Ma ti devi riprendere? Sono dei fanghi in merda. Riprenditi quel poco di dignità che ti è rimasto. Andiamo a fare in c***o. Sai che ci aspetteranno giù poi? No, però non ha senso quello che ha senso quando pensi di aver senso. Se un senso non ce l'ha, non ce l'ha. È come andare in controsenso in un senso unico. Che senso ha? Non ha senso. Ma smettete di fare i tagliacci? No, stiamo parlando, stiamo discutendo. Andiamo con una faccia brutta, Ginger, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. A voi la linea allo studio, alla prossima puntata, salve. E senti la Ginger, oh. Allora devi fare? Un momento Ginger. Adesso? No, dico, devi fare. Allora ti filmo oggi. Oggi la filmo. Uscito dalla casa proprio. Radio DJ. Questo intervento che avete fatto non mi ha emozionato. Avete 10 secondi di tempo per rifarlo. Sì. Da questo momento. Sì. Finito il tempo. Sì. Sulle mani. Chiedi. Tra l'altro gli autori di chi è Reghiacci? Chi è Reghiacci? Ci sono? Sono gli Analog People in the Digital World e dal nome si capisce bene. Che sono italiani. Vedi qualcosa? Una battita del coco. E lei è la cantante degli Smoke City. Sente il mare! And you? E você aí? Come around. Can you hear it? How's anything gonna happen if you're hidden away? Perché fatto bene a sottolinearlo, Fabio. Dazzled. Questo disco si chiama Dazzled, erano gli Analog People in a Digital World, è un disco prodotto in Italia, quindi esportiamo il Made in Italy. È vero, ma guarda che siamo bravi come produttori di danza. Meglio come sarti, sì. Anche come sardi siamo forti. Anche come pizzaioli, sì, però vabbè, anche nella noi andiamo a fare i pizzaioli in Egitto adesso, perché siamo in controtendenza. Trovo che noi italiani sappiamo muovere benissimo il mignolo, cioè sta nel nostro DNA. Sì, sì, deve essere una cosa che viene ereditata dagli Etruschi, credo. Sì, può darsi. Ragazzi, la puntata è finita. Sento la sigletta della Ginger che ci dirà cosa ha imparato da questa trasmissione di mercoledì. È il momento della Ginger. Che bello che ha cavellato.
Allora abbiamo imparato che Jay-Z, oltre ad essere The King of New York, è famoso perché ha la moglie topa. Albertino in macchina, anche se solo, mette la cintura al passeggero facendo l'imitazione di Bastianich meglio di lui. La cagata di Checco Zalone ha sorpassato Madonna in classifica. Un pare ciccio? Sì. Infatti. Un pare ciccio è un nome tipico dell'America Latina. Alisei morirà leggendo le confezioni dei detersivi. Da Tony Tormen invece oggi ho imparato tantissimo. Innanzitutto che il sushi, e io non credevo, è stato inventato a Zurigo, mentre le bacchette del sushi sono state inventate nel 1900 da Stefano Dorata dei Pooh. Anche i pesci urlano quando vengono tagliuzzati. E poi esiste il pesce gelato e il gelato di pesce. Potetto è il nuovo tormentone di Desenziano del Garda. Mentre le ciabatte di Asganaway sono il gadget più richiesto ad Asgana. Bravo! Ringraziamo Davide per la cover d'arche e ringrazio l'SMS al 45500 per i nostri amici emiliani. Fatelo! Ciao a tutti!